Eccoti qui. È il momento di mostrare agli animali che hai salvato la loro nuova casa. Ma qui non c'è abbastanza spazio per loro. Immagina come sarebbero questa se fossero liberi di scorrazzare. Forse se ti concentri su quello di cui hanno bisogno gli animali, la stanza provvederà a fornirlo. Peccato. A cosa hai pensato di preciso? Santi nomi! Ce l'hai fatta! Ma che cos'è? Tic non sa. C'è solamente un modo per scoprirlo. Perché davanti al... Tic entra quando lo raggiungi. Vediamo. Guarda qui, è fantastico! Dove ci troviamo, Tic? Si direbbe un posto in cui ospitare i tuoi animali. Una specie di riserva. Tutti i tuoi animali staranno benissimo qui. Vivranno a lungo e al riparo dai pericoli. Che ne dici di liberarli? Fagli conoscere la loro nuova casa. Allora... Potevano avere... Ah sì, hanno dei colori leggermente diversi. Questo per esempio è un grigio, questo è un marroncino, questo è un più marrone chiaro. Questo per esempio è diverso, anche questo. Bello il colore verde. Pokémon tra poco. Pokémon versione realistica. Pensa che il vivario sarà un'ottima dimora per i tuoi animali. Infatti, spero solo ci sarà abbastanza spazio per tutti. Anche Tic lo spera. Ma se fossi a corto di spazio, Madame Peck di Fiera delle Fiere a Hogsmeade saprà trovare un'altra sistemazione sicura. Per qualsiasi animale che non possiamo ospitare qui? Sì, si occupa spesso degli animali in difficoltà, è risaputo, e te li pagherà un prezzo giusto. A proposito, gli animali ben nutriti e strigliati ti forniranno preziosi materiali magici, come il pelo di Puffskin, ad esempio. Raccogli questi materiali magici dai tuoi animali e Tic ti mostrerà come usarli. Molto bene. Quando li avrò raccolti, te lo farò sapere. Allora, per esempio, insieme al mangime, allora... Davvero eccellente. Ah, ma sono solo davvero questi tre, eh? Quindi raccoglierli serve solo perché c'è la sfida. Oh, peccato, cosa c'è? Un giardino così grande? Non nutre spazio da questo animale che produrrà materiali magici da applicare all'equipaggiamento. I Puffskin sono degli animali soffici e rotondi, abbastanza morbidi da essere accarezzati e coccolati, ma anche sufficientemente resistenti da essere lanciati in giro. Per far cosa? I Puffskin mangiano di tutto, ma il loro cibo preferito sono le caccole. Sono degli animali da compagnia molto comuni nelle famiglie del mondo magico perché sono di facile gestione. Illuminare non mi sembra il caso. Quindi prendiamo lui. Non gatto. Dai. Ok, vai. Quello di Monca. 5. Anche lui va spazzolato.
qui abbiamo questi. E lì. Per avere un esemplare per tipo, dà l'impressione che... No, per te che c'è qua? No, è quello di prima? Uno qua, uno là, uno lì. Dà l'impressione che, dicevo, che... Che vista la dimensione del posto... che dobbiamo avere 800.000 animali di tipologie diverse, perché sennò c'è un esemplare soltanto, non so, è strano questa cosa qui. Dove risultiamo? Ok, siamo, diciamo, all'interno della stanza necessità alla fine. Posso RB. No, ok, ok. Ah, strano. Limite. Ah, ok. Sono limite. Ok, dobbiamo togliere qualcosa. Vivare della foresta. Abbiamo comunque un limite. Oh. Cioè, ci vuole 100 anni. Scusate, il tasto mi è scappato il... Capiamo che questo gli hanno dato... Questo manca il cibo anche a lui. Questo, ok, non è in cooldown. Cibo. No, ho dato il tasto. Su. Non ti farò male. Ah, scusa, poi non è che rischi di imbrogliare il gioco. Allora, ma interagisci, no? Questo? Ok, questo sì, invece. No, dicevo, se io appunto devo... mi metto a prenderli, lasciarli, magari va sul counter, il conteggio, no, di... c'è proprio da accudirli qua. Ho raccolto alcuni materiali magici. Ora Tick ti mostra come utilizzarli. Per prima cosa, utilizza questa formula per evocare un telaio incantato. Un telaio incantato? Sì, ti permetterà di utilizzare i materiali magici raccolti e tesserli nelle fibre dei tuoi indumenti, così da renderli più utili in molti modi diversi. Perché non ci provi? Tick pensa che i risultati del telaio incantato ti stupiranno. Va bene, vado subito a provare il telaio. Però né più né meno abbiamo veramente un limite. Lo prendo un attimo qua, come si faceva. A te non ho dato il cibo. Si farà espandere. Qua ne manca uno. No, cosa cambia? Vedo che c'è una stellina. Questa è femmina, questo è maschio. Questo è maschio, però... Comunque, dicevo, né più né meno, per ora sono limitati questi. Allora, qual è quello lì grigio? Allora, questi sono verdi. Dove l'altro? Là c'è un altro verde. Questo qua invece era grigio.
Sì, diciamo che potresti rinominarli tutti, effettivamente. Però devono avere qualcosa di differente, dare qualcosa. Revelio. Oh, l'Ulisse non lo vedo. Perché non è questo. No, questo. Questo è quello qua. La stellina, infatti. C'è due piume, questo. Cinque. Ok. Non so se poi figliano, crescono, non credo proprio perché gli slot sono quelle. Qua c'è questo e là sopra mi sa che ci fosse. Immagino che qua non funzioni assolutamente la scopa. Infatti l'ho visto. Revelio. Non si può, ma no, in realtà c'è qualcosa là. Alle basse in pietra? Si può mettere. In teoria sì, in teoria questa è sempre la stanza necessità, ci si dovrebbe poter mettere. Detto però non qua. Perché qua dovremmo poter mettere mangiatoie, eccetera, infatti. Domanda. Allora, vedo che lì c'è una Revelio. salita. Devo andare a vedere un attimo. Non c'è nulla qua. Non sembra. No, no, qua c'è qualcosa. Ah, ok, le uova. Muretto. Beh sì, puoi costruire anche qua, divertirti, diciamo, a costruire un finto recinto, eccetera. Revelio. Cosa è nascosto lì dietro magari? Ok. Adesso bisogna vedere il discorso delle formule per. Cioè anche queste cose qua dei tessuti, no? Vedere. Che sembra che ce ne siano tantissime. Un po' inquietante questa cosa. Costruire uno per i cavoli. Che l'ho messo qua. Eccolo qua il telaio incantato. Tavola della descrizione. Ah, a proposito, abbiamo anche da fare questo, quello nuovo qua. Poi erbologia. Grande. Però come dicevo vi metto assolutamente a caso. Quindi qua in realtà bisogna, è tutta una cosa da gestire qua, non è una cosa, eccolo qua. 12 minuti, resa 1. Bisogna anche vedere anche questa cosa del.
questo bisogna comprarlo, lo faremo. Lo mettiamo sempre. In realtà pianta media, dice. Vasi medi o grandi? Alla fine se lo metti in un vaso un po' più grande cosa succede? Non rende di più. Ok. Evo counter hai incantato. Mettiamo boh. Occupa. Bello grande, eh? Facciamo così, mettiamo di là. Tanto questo non è una cosa che usiamo spesso, quindi effettivamente si potrebbe metterlo. Per qua. Equipaggiamento presente di norma una statistica principale attacco o difesa. Se si può usare il telaio per sfruttare materiali magici e aggiungere o potenziare una statistica secondaria o applicare caratteristiche al tuo equipaggiamento. Potenziare una statistica secondaria. Questi piccoli potenziamenti possono generare un bonus notevole e aumentare la potenza in combattimento. Si possono salvare nuovi animali nel taglio degli animali o sbloccandoli nelle missioni. Nuove ricette per caratteristiche si possono trovare negli accampamenti dei banditi. Lo chiama caratteristiche. Come qua. Visualizza potenziamento. Ok, qua per esempio vuole 3. Aumenterà la difesa. Ok, per adesso facciamo una cosa un attimo, effettivamente. Prima prima andiamo a svelare le cose che abbiamo raccolto. Un po' di cose leggendarie. Allora, mettiamola anche indosso. Se valgono la pena. Questo è viola. Questo è peggiore, vabbè. Ok. Quindi abbiamo su già il migliore. Questo migliora. Riempimento dell'indicatore magia antica aumentato. Buono. Ok. Qua il cappello sono identici alla fine. Nessuna caratteristica applicata. Quello che abbiamo su è ancora il migliore. Lacerazione, danni inferti con diffindo aumentati. Danni dagli inferi ridotti. Però ecco, siamo lì, loro hanno fatto queste cose, ma spero che, e secondo me no, cioè nel senso spererei che ci servano davvero quella cosa lì, perché magari c'è una missione particolarmente difficile piena di inferi, allora montiamo questa e ci aiuta, no? Io boh, non saprei. Sono un po' scettico su questa cosa. Allora, vediamo la collezione un attimo. Questo è nuovo. Soldato. Deviare semplici attacchi, quindi bisogna interrompere i loro incantesimi scudi prima di poterli sconfiggere. Quindi comunque abbiamo ancora un sacco di cose da fare. Ma il gioco infatti dovrebbe essere comunque piuttosto lungo. Io so, poi vedremo. Perché la parte lì della gestione degli animali non so se può essere interessante da guardare.
Capisco che se uno, per esempio, registra un farming game o un Animal Crossing, no? In teoria, sì. Cioè, comunque, oppure non so, un... vediamo qua. Di formula per alveare? Di formula per campanella magica? Billy Wig. Combattimento. Poi abbiamo sbloccato questo. Questo. Romantica. E poi questo. Ah no. Ok. Ok. Andiamo a metterlo. No, cosa che manca? Ah, gli aspetti, si sono aggiunti gli aspetti qua. Qui si è aggiunto l'alveare, immagino. Eccolo qua. L'alveare che ospita dei ronzanti Billywig. Maneggiare con cura. E qua, cosa che si è aggiunto questo? Posizione necromantica. Adesso dicevo, andiamo un attimo dentro comunque nel... Quindi queste sono strutture da usare qua, praticamente. Oggetti utilizzati... Ok. E... solo estetico? Non è che vanno a disturbare gli altri animali? Pensavo che magari ci desse, non so, il miele, visto che parla di alveare. Ok, applica una caratteristica, un indumento, migliora un indumento. In realtà la missione è questa, quindi ok. Allora, quelli indosso sono quelli con le cose... proviamo questo, proviamo a aumentare questo. E poi dici di aggiungere una caratteristica, ma... però, per esempio, visualizza potenziamento. Potenza equipaggiamento. Non si possono quindi effettivamente estrarre. Cioè non è una questione di estrarre, di estrazione. Allora, questo slot 1, prendiamo questo, visualizza, come si fa? Io voglio aumentare l'attacco, ok, così, vedi caratteristiche, ok, così, quindi questi sono quelli, ce ne sono tantissimi. Pare che c'è scritto veleno, veleno 3, magia antica 3, cosa fa? Danni inferti con la magia antica estremamente aumentati, però. Danni inferti con crudeltà 3, danni inferti con crucio estremamente aumentati. Allora, diamo, invece mettiamo una cosa semplice. E sei sempre il pelo di... piuma di recall. Qua non ce lo fa vedere danni dei troll, vabbè. Qui non ci fa vedere in anticipo, peccato. Danni inferti con bombarda ampiamente aumentati, vabbè. Potente, paralisi. Beh, uno vale l'altro, costano tutti uno. Ok. È venuto bene. Devo mostrarlo a Tik. Ok, andiamo a TikTok.
Tic, ho usato il telaio incantato. Fantastico! Utilizzando il telaio, potrò infondere magia ancora più potente nei miei abiti? Sì, salvando animali sempre più potenti. Tuttavia, per ora, Tic ti suggerisce di esplorare il vivario e fare conoscenza con gli animali già salvati. Fatto. Posso utilizzare il telaio per migliorare qualsiasi abito? Il telaio migliora solo i capi di vestiario di una certa qualità. Tic crede che più avanti troverai indumenti di maggior valore. Tic sa anche che alcune botteghe di Hogsmeade forniscono indumenti che possono essere migliorati. Grazie mille per il tuo aiuto, Tic. Ok. Recinzione? 8 di 8. Niente? No, non ci chiede niente Weasley. Ce ne possiamo ancora fare una. Perché l'Orc Loomp è uno. Tic, non hai visto così tante piante qui. Tic pensa che dovresti andare fiero delle pozioni che hai distillato. Contro Erudus, cioè contro i troll, forse è meglio usare Erudus, perché altre sono... Perché qua dice, aumenta la difesa e rende la pelle dura come una roccia. Forse anche contro gli incantesimi funziona. Non saprei. Penso di sì. Ok, niente. Non ho aggiunto niente. Abbiamo... Ok. Ottieni le tre piante a combattimenti e poi usale simultaneamente. Ne abbiamo tutte e tre. No, beh, non ci manca un cavolo, però, ovviamente. Adesso. Questi... Quanto ci vuole? 3 minuti. Poi. Ma... Ne dovevamo tornare da... alla taverna? Fatemi il nostro amore. Quanti ne abbiamo a proposito di... Cinque. La mappa. Missioni, volevo dire. Mica difficoltà, eccola qua. Anzi, forma di evocazione non precisata. Andiamo là. Hogsmeade. Vediamo cosa ci dà. Penso qualcosa che non si può comprare. Le strade portino a Hogsmeade. Nel senso. Una cosa diversa, no? Salve, Sirona. Ho ricevuto il suo gufo. Come va? Salve, amico mio. L'hai poi trovato, Lodgok? Sì, grazie. In effetti stiamo collaborando per cercare di fermare Ranrok. Ah, sì? Sospettavo che sareste andati d'accordo. Preferisco non sapere i dettagli dei vostri piani e mi asterrò dal rinnovarti le mie raccomandazioni. Ma spero che sarai prudente. Io... ma certo. Comunque il suo gufo diceva che le serve il mio aiuto. È così. Penso che tu sia la persona giusta per fare un favore alla mia amica Dorothy Sprottel ad Upper Oxfield. Non ho ancora avuto il piacere di conoscerla. È un tesoro. Il suo defunto marito, Aiden, era amico di mio padre. Da adolescente, quando passavo l'estate qui a fare la cameriera, abitavo da Dottie Aiden.
Dopo la morte di Aiden l'ho rivista qualche volta, ma sono stata così occupata con il pub che non le ho dedicato tutta l'attenzione che avrei voluto. Potresti fare un salto da lei? Potrebbe aver bisogno di aiuto per procurarsi gli ingredienti per la pozione rigeneratrice. E già che ci sei, potresti anche recuperare una mia scatola con vecchie lettere e altri ricordi. Poi? Come mai la signora Sprottol tiene delle scorte di pozione rigeneratrice? Dottie è un'abilissima pozionante. Rifornisce i venditori ambulanti di pozione rigeneratrice. Una normale precauzione che purtroppo è diventata una necessità da quando i seguaci di Ranrock minacciano le vie commerciali. Perché dopo tutto questo tempo la scatola di lettere è ancora dagli Sprottol? Ne avevo diverse da ragazza. Dottie ha trovato questa mentre riordinava un armadio. Non ho idea di cosa contenga. Probabilmente le farneticazioni di una strega adolescente e dei suoi amici. Se la trovi, potrai tranquillamente verificarlo di persona. Immagino che conterrà anche ricordi di momenti piacevoli. Passerò da lei non appena avrò un attimo. Significherebbe moltissimo per me e per Dorothy. Quando è stato colto da un malore, Aiden stava venendo qui per darmi la scatola di lettere. Dottie potrebbe sapere dove l'ha persa. Il borgo è a nord, non lontano da Hogsmeade. Porta i miei saluti a Dottie. Ok, in realtà in teoria abbiamo... Penso che abbiamo già il teletrasporto lì, no? Perché erano andati a farci un giro? Ah, per Hogsfield. Dove si troverà la signora Sprottol?